c'è una giornata standardizzabile, ogni giorno è diverso, è fatta di tanti appuntamenti, di possibili collaborazioni, è fatta di tanto lavoro al computer, tanto lavoro con le persone, col team che si compone, che spesso è un team che si compone da remoto, in cui la creatività è comunque sempre una dominante, che sia dal reparto sviluppo del sito, che sia nel reparto della gestione delle mail, che sia con la mia assistente, che sia con chi sviluppa i pitch, le presentazioni, i brand che possano patrocinare l'arte, in che modo, e c'è sempre un aspetto creativo comunque che fluisce sempre. È chiaro che non è quello stesso aspetto creativo di quando in quella piccola percentuale ormai del tempo, rispetto a quel che immaginariamente potrebbe essere, io occupo per creare le opere d'arte dietro al quale poi ruota tutto questo tempo. Ho finito il mio olio d'erbe, l'olio che lava i capelli, e sono 2 o 3 giorni che non ho tempo di andarlo a comprare. Sono un po' stanco, mi sono svegliato presto. Infatti, c'ho la faccia stanca? Addormentato. Questo e questo abbiamo? Vuoi che li apriamo qua? Che magari alleggeriamo il carico? Ah, eccolo qua. Ogni volta che ho una mezza idea, bevo un litro. Fai che ho 20 idee al giorno, è già tanto che non ne bevo 20. Allora, siccome ogni luogo di questa casa è diventato un laboratorio su 180 metri quadri, mi sono ritagliato un armadio in cui infilarmi. Mi sono messo su un po' l'altro giorno, però poi sono sceso perché sentivo scricchiolare. Sotto c'è diametralmente lo sgabuzzino con i forconi del giardino messi così, no? Allora ho detto, minchia, farò proprio da coglione, che mi rilasso e mi ritrovo con un forcone che esce dalla pancia. Io dormo dentro un'installazione. Cioè, funziona così. Questo è un'opera in videomapping delle out of the body experience, l'esperienza fuori del corpo, a cui ho dedicato un'opera. Ed è interessante di come siano esattamente diametralmente sotto dove io vivo queste esperienze. Quindi ci sono una serie di elementi, per esempio partendo da desktop, che tipo la grandezza e lo spazio tra questi, che a livello di user è super funzionale, ma a livello estetico magari... Ah, cioè, okay. Se si tratta, vediamo una cosa alla volta, vediamo cosa, anche perché mobile non posso modificarla così. Allora... Sto cercando di fare una timeline che tu puoi vivere l'esperienza di cosa ha vissuto l'artista, cioè di tutti i suoi processi dell'artista in una linea del tempo. Clicchi 1990, 2005, 2003, 2015, esattamente in questi effetti sonori, passi e vedi tutto il percorso. L'installazione esperienziale o l'installazione evento, comunque la parola installazione verticale al fatto che è una mostra evento. Eccomi. Guarda qua, bello. Sì, ma cos'è, un FDM? No, SLA. Ma scusa, la SLA viene liscissima? Guarda. Ma non perché l'hai tirata tu? No, questo è uscito adesso. Esce già liscio l'SLA. Qualche linea si vede, ma molto meno. Beh, lui vediamolo intanto e riapriamolo. Io lui me lo immagino su quelle sedie della nonna, quelle di legno con il vimini intrecciato, che però andrò a comprare.
Vera? Sì, non ti conviene modellare No, 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 quello. andrò a comprare Vera, però considera quel piano su una sedia e quindi deve essere congruo ad una sedia vera. Che si guarda il pisellino tenendo solo in mano. Deve diventare un ragazzino per bene che si è appena scoperto il c***o. Mica Quindi, semplice. così. Hi to everyone. We are here to fuck Il solo fatto che la tua struttura, corpo-mente, se vogliamo, è atta a produrre cose dell'inconscio, anche quando hai la sensazione che non stai facendo un cazzo, tu stai lavorando. Comunque si muovono delle cose, consce o inconsce, in me che prima o poi chiamano l'esigenza di produrre. Chi vive l'ansia della prestazione, il blocco creativo, tutte queste c***iate, poi in realtà non c'è niente di più bloccante del concetto di blocco creativo. Cioè la creatività, secondo me, deve fluire quando ha qualcosa da esprimersi, quindi molte volte ha bisogno di una gestazione. Quindi mentre ti occupi di tutta la parte gestionale, delle cose noiose, delle cose burocratiche, tutte le cose che non sembrano far parte di questo lavoro, inevitabilmente dentro di te si muovono delle cose tale per cui la struttura del tuo corpo, della tua mente, sono proprio fatte per poi buttarle fuori. Quindi la paranoia che questo possa in qualche modo interrompersi o possa essere violentato del quotidiano non c'è più, perché se sei nato per fare quella roba lì, la farai che tu voglia o meno.